Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Elezioni a settembre, PD e LeU dicono al governo non fermare la scuola per referendum regionali, seggi siano in palestre o altri luoghi pubblici. Segretario del PD Nicola Zingaretti chiede di evitare un'interruzione del nuovo anno scolastico dopo pochi giorni dal suo inizio per permettere il voto. Stessa richiesta arriva da LeU che dice può essere soluzione che può attenuare un disagio, lo ha spiegato il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. Movimento 5 Stelle, il giornale spagnolo ABC dice dal Venezuela di Chavez 3,5 milioni di euro nel 2010, l'ambasciatore comunque smentisce, Casaleggio dice querelo. Diventa un caso la notizia pubblicata dal quotidiano spagnolo. In un presunto documento dell'intelligence militare di Caracas si ricostruisce la storia di un finanziamento in nero approvato da Maduro, allora ministro degli esteri di Chavez per il Movimento 5 Stelle. A ricevere il denaro in contanti sarebbe stato Gianroberto Casaleggio. Il figlio del fondatore smentisce e annuncia denunce. Dice sono fake news uscite più volte, l'ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele, ha detto. Fonti diplomatiche dell'ambasciata venezuelana, si dice venezuelana, scusate, si dice si tratta di un'informazione falsa e assurda, un documento contraffatto, aderemo le vie legali. Stati Generale Conte dice oggi decreto sulle altre 4 settimane di cassa integrazione, tavolo con i sindacati sul lavoro e riforma degli ammortizzatori. CGIL e CISL dicono stop licenziamenti duri per tutto il 2020. Il programma prevede oggi il confronto tra governo e parti sociali. Sulla cassa ha annunciato il provvedimento per permettere alle aziende di chiedere subito le settimane previste a settembre. Dopo i ritardi della CIG si lavora ad un meccanismo nuovo e molto più veloce. Furlan ha detto incontro positivo e Landini dice ottenuto un primo risultato ma non ancora sufficiente. Il Premier presenta il progetto dell'esecutivo, dice sostegno alle transizioni occupazionali, tutela del reddito, promozione della qualità del lavoro. Ferrara, detenuto torturato, la procura chiede il rinvio a giudizio per 3 agenti di polizia penitenziaria, un sovrintendente e 2 assistenti capo del carcere. Secondo il PM Isabella Cavallari, hanno agito con crudeltà e violenza grave nei confronti dell'uomo, lasciato poi ferito e ammanettato nella propria cella. Emanuele Scieri, chiusa inchiesta su omicidio del Parà nella caserma di Pisa, 5 indagati. Il comando sapeva, si attivò per coprire. Sulla morte del 26enne, ucciso il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, sta procedendo anche la magistratura militare che ha chiesto il processo per 3 ex caporali. Anche la procura ordinaria li accusa di omicidio. Sotto inchiesta anche l'ex generale e un ex ufficiale. Il PM dice il livello di conoscenza dell'episodio immediato anche nella struttura di comando comportò una serie di reazioni e di organizzazioni di cose che furono messe in atto. Notizie da Napoli e dalla Campania. Attacco hacker al comune di Napoli, ha violato violati migliaia di dati personali degli utenti. L'attacco hacker al sito del comune di Napoli, diffusi centinaia di dati personali degli utenti iscritti alla community dell'ente. Pochi minuti fa, appunto, è stato Palazzo Gia San Giacomo a darne notizia, dice comunicazione di sicurezza, appunto si legge in una nota diffusa. A causa di una violazione di sicurezza dei nostri server, prosegue la comunicazione, abbiamo ragione di credere che si sia verificata una diffusione non autorizzata dei dati personali degli utenti iscritti alle community del sito web www.comune.napoli.it. Questa violazione riguarda le informazioni di registrazione e le credenziali utilizzate per accedere unicamente all'area riservata del sito istituzionale, come nome, cognome, nome utente, mail e password. Napoli bimba recupera l'udito grazie a ricostruzione in 3D, intervento record al Santo Bono, torna a sentire grazie all'intervento di ricostruzione in 3D dell'osso temporale. Nell'ospedale pediatrico Santo Bono Pausillipon di Napoli, una piccola paziente ipoacustica è stata sottoposta ad un intervento primo nel suo genere in Italia, secondo quanto riferito dai sanitari, con utilizzo della tecnologia a supporto appunto della patologia in questione.
L'intervento è stato eseguito dall'unità operativa di chirurgia protesica della sordità infantile. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso organizza la festa di fine anno in piazza per i bambini separati dal lockdown. Un modo per festeggiare l'allentamento delle misure anti-Covid che hanno costretto i bambini a stare lontani dalle aule. Sono previsti interventi di giocolieri ed animatori con spettacoli e distribuzione di gadget. Il biennio bianco dei contadini trevigiani, un secolo fa l'incendio di Villa Marcello, lo scontro feroce tra gli agrari e le leghe bianche, rosse e verdi, ebbe il suo culmine a Badoere, dove si scatenò la rabbia dei rivoltosi. Sfregiato al volto con una bottiglia sulle mura, torna l'incubo della Baby Gang in centro a Treviso. Rissa a calci e pugni tra due gruppi di giovani in via Roma all'angolo con via Orioli. Entra nel bar senza mascherina, scoppia la rissa a Castelfranco. Attimi di tensione tra un addetto alla sicurezza di un locale di piazza Giorgione ed un cliente. Sono arrivati i carabinieri. Veneto Banca ha indagato il revisore che lavorò agli ultimi bilanci. Si tratta di Alessandra Mingozzi e tra il 2012 e il 2015 socio della PricewaterhouseCoopers, responsabile dei lavori di revisione dell'ex Popolare. A lei i magistrati della Procura di Treviso, Massimo De Bortoli e Gabriella Cama, contestano i reati di falso in revisione e ostacolo alla vigilanza. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, ma prima di continuare con le notizie diamo la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Domenica 14 giugno 2020, durante un controllo a Tarvisio, è stato ritrovato un 25enne evaso dal carcere di Klagenfurt. Il ragazzo è stato di nuovo affidato alla giustizia. È tutto, Sabrina Ciccotti da Udine per Radio Science. Bene, riprendiamo adesso le notizie, la lettura delle notizie, grazie alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, ancora una giornata senza decessi né nuovi contagi. Le persone attualmente positive sono 166, mentre totalmente guariti ammontano a 2787. Quindi le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalenti alla somma degli ospedalizzati e dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari sono 166, 4 in meno rispetto alla giornata di ieri. Non risponde da ore, lo trovano morto in casa a Cormons a dare l'allarme parenti e vicini. Per l'uomo di 43 anni non c'era più nulla da fare. L'uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi, appunto a Cormons. A dare l'allarme sono stati i parenti e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da diverse ore. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Gorizia e i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonso, insieme al personale medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Pordenone, nuovo stop per un bar in corso Garibaldi. Il questore Odorisio ha disposto la sospensione per 45 giorni. Tra gli avventori, uno spacciatore pizzicato dai cani con la cocaina. Questa mattina gli agenti della squadra volante hanno eseguito il provvedimento di sospensione per 45 giorni, appunto disposto dal questore di Pordenone Marco Dorisio nei confronti di un bar di Corso Garibaldi nel cuore della città. Il locale era già stato chiuso per 30 giorni a novembre 2018. Gorizia, Ziberna e Miklavic riaprono il confine, cerimonia simbolica al valico di Via San Gabriele. Giornate difficili, superate grazie anche alla collaborazione fra le due città. Un grande applauso ha accompagnato il taglio simbolico del confine da parte dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e Nova Gorica, Klemen Miklavic. Presente anche il primo cittadino di San Pietro Vrtojba, Milan Turk, che hanno voluto salutare la riapertura appunto delle frontiere con una cerimonia al valico di Via San Gabriele. Evade dal carcere di Klagenfurt, lo fermano a Tarvisio. Gli agenti della polizia di frontiera hanno arrestato un 25enne nigeriano che era stato condannato per spaccio anche in Italia.
Durante un'attività di controllo del territorio volta alla prevenzione e repressione del reato, ieri, lungo la fascia confinaria, gli agenti della Polizia di Frontiera di Treviso hanno arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni, ricercato dalla polizia austriaca. Il giovane era evaso il 12 giugno dal carcere di Klagenfurt, dove era detenuto. Fino al 14 febbraio 2021, appunto, doveva stare dentro per reati, in materia di stupefacenti. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.